Anche quest'anno, a causa del Covid, quasi tutti i riti del Venerdì Santo in Abruzzo sono stati ridimensionati. Rete 8, come tradizione e fede vogliono, manderà in onda in diretta sul canale 10 da Chieti il rito con l'azione liturgica di Monsignor Bruno Forte dalle 17 da San Giustino, che poi porterà in processione in solitaria la croce con il Cristo, seguito da tre rappresentanti dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, fino alla Trinità, dove avverrà la benedizione alla presenza del sindaco. Non ci sarà il pubblico dei fedeli, centro blindato per le norme anti-Covid e i controlli saranno serrati. Non ci saranno né il coro né i musici, ma risuoneranno le note del Miserere a Chieti Alta e allo Scalo. Padre mio, mi sono affezionato alla terra, quanto non avrei creduto. Di seguito, sempre su Rete 8, ma alle ore 21, andrà in onda Padre mio, il docufilm di Antonio Dottaglio e Davide Cavuti, una rappresentazione poetica sulla passione del Cristo, con un omaggio alla processione di Chieti e alla partecipazione di attori, scrittori, esponenti del mondo della fede e della cultura sul significato del Venerdì Santo, con Monsignor Forte che proporrà una preghiera. Nessuno è dimenticato da Dio, ognuno è accompagnato dal suo amore. Il tenore Piero Mazzocchetti intonerà il Miserere di Saverio Selecchi. Dalle 21.30, sempre su Rete 8, manderemo in onda le processioni degli anni antecedenti alla pandemia, con l'augurio che queste stesse immagini possano tornare a risorgere il prima possibile.